Buonasera, benvenuti al quarto incontro dell'Officina della Traduzione, incontri pubblici sulla pratica del tradurre organizzati dal MATRA, il Master di secondo livello in traduzione letteraria e editing dei testi antichi e moderni dell'Università di Siena, in collaborazione con la Santa Maddalena Foundation e l'Istituto Italiano di Studi Germanici. Questa sera abbiamo nostra ospite l'ispanista Giulia Poggi, che ha insegnato per molti anni anche nella nostra università. Giulia Poggi è presentata e introdotta dalla collega amica Paola Bellomi, a cui do subito la parola. A te, Paola. Grazie Andrea, giro questa qui. Non c'è, perché Non lo c'è. devo girare? No, vi si vede benissimo. No, Perfetto. no, anzi, lo tenevo così proprio per non Interventi. disturbarvi troppo. No? Perfetto. Allora, grazie a tutte e a tutti per essere intervenuti questa sera. Grazie appunto ad Andrea Landolfi e soprattutto alla nostra ospite di questa sera, Giulia Poggi. Giulia Poggi, appunto per me è un piacere presentarvela, anche se non ha bisogno di presentazioni, perché è stata docente di letteratura spagnola presso l'Università di Verona e, così come nota personale, io sono stata sua alunna quando ero giovanissima e ero proprio alle prime armi con lo spagnolo e forse con lo spagnolo ancora sono alle prime armi, ma non più così giovane. E poi Giulia Poggi si è trasferita appunto qui presso l'Università di Siena e nell'Ateneo Senese ha anche collaborato al master che ci vede qui ospiti oggi. E poi si è trasferita presso l'Università di Pisa dove ha proseguito insomma, il suo lavoro come docente. E tra le sue linee di ricerca principalmente si è occupata di letteratura spagnola del siglo d'oro, per cui una, siglo Teorista, sì, d'orista, diciamo così. esatto, sì. E si è occupata del teatro di Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope de Vega, ovviamente Cervantes, e della poesia di Quevedo e di Góngora. Per cui, insomma, per chi conosce la letteratura spagnola, ho appena pronunciato i nomi sacri della letteratura barocca. E in particolare a Luis de Góngora ha dedicato numerosi studi, saggi, monografie, ma appunto forse l'aspetto che stasera ci interessa, questa sera ci interessa di più, è invece il suo contributo alla traduzione. Infatti a Giulia Poggi dobbiamo la prima traduzione in italiano dei sonetti di Góngora che sono usciti appunto in un'edizione della fine degli anni 90, sì, del 1998, per l'editrice Salerno. Dopodiché, appunto, ha proseguito questo suo amore, direi, per Góngora in altre traduzioni, appunto, di altre opere, ma si è dedicata anche alla riflessione teorica su alcuni aspetti traduttivi, sempre in dialogo con Góngora, in alcune pubblicazioni, appunto, più direi di stampo teorico sulla lingua di Gongora, poi nella ricezione in italiano e quindi in questa nostra lingua. Si è dedicata poi anche alla traduzione di alcuni testi di opere di Tirso de Molina, ma questa sera invece la troviamo qui come traduttrice di un'opera di Baltasar Gracián. Prima appunto di cederle la parola, ricordo anche che dirige, credo ancora con Federica Cappelli, la collana Le Bagatelle, in cui vengono pubblicati testi spagnoli in traduzione per Iberici, 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 ah, anche iberici, portoghese, anche sì. portoghese, per la casa editrice ETS. E appunto questa sera l'abbiamo invitata per parlarci della sua traduzione uscita nel 2020 per Adelphi, in una edizione veramente molto bella, dell'oracolo manuale di Baltasar Gracián.
Devo dire però che appunto anche in questo caso il dialogo con il teologo gesuita era iniziato molto tempo prima, perché sempre a Giulia Poggi dobbiamo la traduzione uscita nel 1986 dell'acutezza e l'arte dell'ingegno, appunto sempre di Graziana, un testo insomma fondamentale perché ha dato l'avvio poi al concettismo. E appunto parlavamo anche prima invece di un altro progetto in corso, sempre con Gracian protagonista, e c'è cioè la traduzione del Criticone insieme a Beatrice Garzelli, per cui magari poi ci sarà tempo per parlare anche di questi progetti futuri. Ma appunto qui mi taccio e le lascio la parola, perché appunto forse tra gli insegnamenti di Graziano, uno degli insegnamenti è quello di non sprecare troppo le parole e non esagerare con gli elogi, per cui io mi taccio, potrei appunto proseguire, ma mi taccio e le lascio la parola e la ringrazio veramente molto per aver accettato il nostro invito qui. Sì, basta che la cucina. Ecco. Cosa devo fare? Questa Nulla. non è niente, io ho appena prodotto della tecnica, Sì, quindi questo è posso il microfono. parlare. Sì. Sì. Allora, io ringrazio io veramente Paola Bellomi, Andrea Landolfi, Paola per questa affettuosa e bella presentazione e tutte e due per avermi permesso di ritornare qui, cioè, mi hanno dato l'opportunità di ritornare a Siena dove sono stata 3 anni e a questo proposito. Per me è anche l'occasione di ricordare la collaborazione che ho avuto con una persona che non c'è più, che era Antonio Melis, e che ha fatto tanto per, insomma, tutti sappiamo quanto ha fatto per il master, l'introduzione, No, lo ha e lo ha inventato inventato, Antonio, appunto, e è colui poi, che l'ha inventato. appunto, e poi, insomma, per ricordare la collaborazione che abbiamo avuto, avrei voluto che durasse di più, ma la madre patria Pisa mi ha chiamato, quindi non ho potuto resistere al richiamo. Comunque, a lui che ha dedicato, che dedico questa conversazione di stasera, sperando di scusate, non annoiarvi troppo. Dunque, la prima cosa che mi è venuta in mente quando mi è stato chiesto di introdurre questa. La mia esperienza della traduzione dell'oracolo Manual di Gracian, che io devo dire, ora voi lo vedete come oracolo manuale e arte di prudenza. È uscito come oracolo manuale, ovvero l'arte della prudenza. Io avevo dato un altro titolo, Questa era una tanto delle domande. appunto, per me era oracolo tascabile, ovvero l'arte della prudenza. E per me era giusto così, perché manual non vuol dire niente oracolo manuale. Manual vuol dire proprio una cosa che si consulta. Quindi qui è stato Calasso, che aveva pace all'anima sua, che non c'è più, ma che è stato risolutamente ha impedito che io, questo titolo non l'ha voluto, e io a un certo punto ho fatto buon viso a cattivo gioco e vabbè, ho lasciato Certo. che fosse questa cosa. Però cosa, ecco, cosa, questa esperienza, come se dovessi riassumere questa esperienza, la riassumo con una delle metafore forse più trite, però sulla traduzione, che la traduzione ha avuto tante quelle metafore, no? Che veramente si potrebbe fare un centone, si potrebbe fare una pubblicazione sulle metafore con cui è stata definita la traduzione, cioè quella del viaggio. No? Per me mi torna bene parlare di questa. Parlarvi della mia esperienza come di un viaggio. Ora, un viaggio naturalmente, come voi tutti sapete, ha 3 fasi. La fase dell'andata, che si fa con mezzi più o meno, come si fa, può essere più o meno lenta, più o meno con l'aereo, col treno, eccetera. La fase del soggiorno, dove si arriva in un posto, si rimane anche lì. Può essere un soggiorno più o meno lungo, può essere una sosta brevissima, una toccata e fuga, così come può essere un soggiorno di anni. Poi la fase del ritorno. Ora, queste 3 fasi sono, secondo me, corrispondono a 3 funzioni, 3 momenti essenziali della traduzione. La prima, fondamentale, l'andata, che corrisponde ora, forse potrà sembrare banale quello che dico, ma semplicemente al capire, banalmente al capire quando si legge un testo. Ecco, io, nella mia esperienza di docente, quando un studente, dopo aver fatto
una traduzione, aver preso Fischi per Fiaschi, mi diceva, ma io credevo che si dovesse tradurre liberamente, non alla lettera. Vuol dire che non ha capito niente, perché chiaramente cioè, non è che un testo vuol dire varie cose, la traduzione sia una cosa approssimativa, il testo vuol dire una sola cosa. Poi dopo sta a renderla, si può rendere in varie maniere. Quindi capire, semplicemente capire. E per capire ci vuole, non è neppure necessaria la conoscenza, sto dicendo una cosa forse dissacrante, ma neppure una conoscenza, basta la conoscenza passiva della lingua. Ci sono dei bravissimi traduttori, secondo me, che non, magari non sanno parlare bene la lingua, ma sanno tradurre bene. E poi la fase del soggiorno, che coincide per me con una conoscenza più generale dell'opera, magari in confronto, paragonata con altre opere dell'autore, paragonata con il periodo, ecco, in cui uno si fa un'idea veramente di, non parola per parola, ma di tutta l'opera, cosa ha significato. Infine la terza fase, il ritorno, e questo è veramente il tradurre vero e proprio. Veramente, allora il viaggio di ritorno, ecco, è quello che è il vero etimologicamente tradurre, cioè trasportare, transduco, no? Questo non sto dicendo delle cose molto, molto banali. E per far questo qui, ecco, veramente, ma no. Non è che si può sapere solamente in maniera passiva la lingua, bisogna saperla molto bene, anzi bisogna avere amore per la propria lingua, no? Nel caso mio che è l'italiano. Ecco, lì veramente chi non sa l'italiano è inutile, non è che si insegna a tradurre, uno ti insegna a tradurre, prima cosa bisogna sapere l'italiano, questa è la cosa di base, l'italiano o qualunque, la lingua d'arrivo. Ecco. Allora, e vorrei ripercorrere queste tre tappe, adattandole alla mia esperienza. Capire cosa ha voluto dire capire, il viaggio d'andata, capire l'oracolo manuale, gli arti de prudenza. Insomma, è stata abbastanza complessa la cosa, perché si è trattato di un testo lontano nel tempo, e qui mi sembra che forse i germanisti, un germanista mi aiuto, chi è che dice, Schleiermacher, che dice che sì. Ecco, c'è il Macher che dice che si possono avere diversi modi di approcciare la lingua, un testo lontano, o andare noi verso il testo, o il testo, ecco, c'è anche. E qui proprio veramente mi sono trovata con un testo con delle, una, che era un testo del 600. Ecco, cos'è l'oracolo manuale? L'oracolo manuale è una raccolta di massime, 300 massime, che Gracian, un gesuita, il gesuita Baltasar Gracian, vissuto fra il 1601 e il 1658, compone nel momento quasi della maturità, non proprio della maturità, ma insomma dopo aver già fatto, tradotto, sì, scusate, pu avere già pubblicato altre opere, sempre un po' sullo stesso stile. L'eroe, il politico, il discreto, cioè il saggio, l'eroe, il politico, il saggio, sempre con queste divisioni, con questo stile coinciso. E poi prima delle due opere forse più importanti sue, l'oracolo è molto importante, ma l'Agudeza e Arte d'Ingegno del 1648, un'altra arte, perché arte vuol dire insieme di regole, l'arte vuol dire questo. Così l'Agudeza e gli Arti d'Ingegno sono l'insieme di regole per formare un concetto. E poi il Criticon, che è questo romanzo allegorico che appunto dovrebbe essere nei progetti futuri. È uscito nel 1647 l'oracolo manuale. E in Italia era già stato tradotto nel 1670, una traduzione a Parma da un anonimo, e poi ebbe una traduzione nel 1684, una celebre traduzione, celebre perché si diffuse in tutta Europa, in cui il titolo viene tradotto come l'homme de cour, l'uomo di corte. Questo è molto importante perché ci fa capire, insomma, com'era stato recepito. E, tra l'altro ha avuto traduzioni eccellenti come quella di Schopenhauer, che poi ho letto un trafiletto di
di Nietzsche, che dice che ha letto, sta leggendo nella traduzione di Schopenhauer, l'oracolo manuale di Gracian. Quindi, insomma, ha avuto una diffusione in tutta Europa e anche in Italia, dopo questa traduzione dell'Anonimo, che peraltro è una traduzione interessante, molto, quasi meglio di tante traduzioni moderne che ci sono state. Nel Novecento è stata tradotta perlomeno da tre sono i nomi: Eugenio Mele negli anni 20, Gerardo Marone, e l'ultima è quella di Antonio Gasparetti, che l'ha tradotto è stata reeditata dalla Duca Atea e poi la Guanda. Ecco, poi parlerò di Gasparetti. Allora, capire l'oracolo manuale. La cosa, intanto, il primo spoglio è stato quello di un lessico che è molto distante da quello dello spagnolo di oggi. Nel senso che si tratta di materiale umano, perché è un trattato morale, quindi si parla di affetti. Ci sono questi termini, affetto, affizione, che ricorrono, poi volontà, e vedremo come questa volontà cosa può significare, passione. Sentire, ecco. E questi termini non sempre si possono automaticamente travasare nell'italiano, perché si rischia di fare dei calchi. E faccio un esempio: qui si può, se la prima lessico degli affetti, ho dato dei titoli un po' così a effetto. Ecco, qui, eccolo qua. Dico, sei brava, Ecco, qui ho segnato qualcosa. Chiederei conferma da casa. State vedendo? Qualcuno mi scrive in chat se state vedendo. Oh, Pipitone, ci può fare segno di sì con la testa? Abbastanza bene. Sì? Ok, grazie. Bene, sto vedendo, sì. Perfetto, grazie, Allora, si può Francesco. andare? Sì. Ecco, per esempio, il termine volontà che qui vedete segnato. Volontà automaticamente si traduce con volontà. Ed è vero, molto spesso significa volontà. Però, per esempio, nel teatro del Secolo d'Oro, volontà, tenere volontà da una persona vuol dire amare quella persona. Quindi confina col significato di sentimento. Quindi non sempre si può tradurre come volontà. Ora, se noi prendiamo il primo esempio, e questo è piuttosto celebre, questa massima, si frar la volontà, cioè nascondere quello che si vuole. In questo senso sì, si può tradurre volontà, no? Solo, ma è interessante, leggo soltanto le prime parole: sulla spassione, sullo sportiglio dell'animo, il masplatico saper consiste nel dissimulare, gli avaresco de perdere il che quega, quego descubierto, compita la detenzione del recatato con l'attenzione dell'avvertito, all'inses de discurso, chibias de interiorità. Potete leggere anche la traduzione, qui senz'altro è acculturare la volontà. Le passioni sono i pattugi dell'anima, il più sperimentato sapere consiste nel dissimulare, rischia di perdere tutto chi gioca a carte scoperte. Quindi non far vedere quello che si ha dentro, perché tutte le massime si sono ispirate a questo principio della riservatezza, non far vedere, della prudenza. La prudenza è questo, no? Non far vedere. Questo è molto gesuitico. La cautela del riservato, qui per esempio avrei cambiato, non ci avrei messo la detenzione, il ritegno forse sarebbe del riservato, sarebbe stato meglio. Gareggi con l'avvertenza dell'accorto, e qui c'è questo paragone molto bello, all'ince della ragione, secchia dell'intimo. Chi pretende di entrarci dentro, di scavare, facendoti ragione, forse sono anche i discorsi, insomma, i ragionamenti, no? La persona deve essere come la seppia, la lince è quella che vede per eccellenza, no? Le seppie sono quelle che buttano l'inchiostro, no? E quindi per impedire che al seppia della ragione, scusate, al lince della ragione, seppia, cioè oscurità, che sia come le seppie, l'intimo deve essere oscurato. Questa è bellissima, no? Come immagine. Posso Però, sì, interromperti un prego, prego, momento? dimmi. Qui sulla cautela, che cosa dicevi? No, no, ho detto che forse avrei Ah, potuto cambiare, dove c'è scritto compita la detenzione del recatato. Secondo me era meglio, ora rivedendolo, secondo me il ritegno forse,
Ecco, ti fermo. Scusa. Ecco, questo è la traduzione. Ecco. Cioè, questo processo assolutamente infinito, ecco, per cui appunto il traduttore non è in realtà mai soddisfatto del suo lavoro, o comunque non è vero neanche questo, ma il lavoro è continuamente soggetto a essere aggiornato e in questo caso non corretto naturalmente, ma appunto aggiornato. È tipicissimo, per questo mi sono permesso di interromperla, perché è tipicissima, ho sentito lì proprio la riflessione del traduttore che appunto ritorna su un proprio testo e dice: ma chissà perché ci ho messo cautela, ci stava molto meglio infatti, sì, infatti, ecco, sì, questo sì. È era giusto tipico. Perché poi c'è ritegni la stessa cosa, esiste se perlomeno nello spagnolo, nelle lingue romanze, non so se dal cinese sarebbe la stessa cosa. Secondo la mia esperienza, la traduzione confina con la matematica, perché esiste sempre qualcosa di esatto, esiste sempre. Questo io, quella è la mia esperienza, mm-hmm. No? E quando non si trova vuol dire che non si è capito. Ora, vabbè, comunque, ecco, poi per esempio il termine passione, come vedete, ombre inappassionabile, la passione è qualcosa per noi di positivo, invece in queste massime è qualcosa di, anche di negativo, sono gli istinti che vanno frenati. Quindi non si può, bisogna dare questo senso anche perlomeno ambiguo, no? Tant'è vero che ombre inappassionabile, uomo libero da passioni, no? Oppure arte in appassionarsi, anche lì l'arte, regole per non accalorarsi troppo nelle cose, no? Oppure nunca obrare appassionato, mai agire in preda alla passione. Ecco, qui anche qui ci avrei da qualcosa da dire, perché in questo senso che ho troppo esteso. Perché questo poi lo dirò, per rispettare la brevitas, ho cercato poi il più possibile, come uno scultore che leva la creta, no? Di levare, e veniva sempre fuori, cioè, più che levavo e più il concetto veniva fuori, no? In preda alla passione, vabbè, ho dovuto fare un giro di parole, un piccolo giro di parole, forse... Non lo so, insomma, non mi viene in mente altro, però questo intanto è uno di quei casi in cui non mi sono attenuta propriamente al termine. Qui ho una serie di esempi con sentir. Sentir. Sentir nel nostro italiano, nel lessico, nello spagnolo moderno, vuol dire sentire. Anzi, in spagnolo vuol dire lo siento, non so se qui ci sono degli spagnisti, ma lo siento vuol dire mi dispiace, comunque lo sento, la visita, il sentimento del pesame, no? Così. Quindi è collegato proprio al dolore, al sentire, eccetera. Del resto, però, qui invece, Gracián lo usa in un senso che viene fuori, se voi consultate come bisogna fare il dizionario d'autoridades, che è il dizionario della Reale Accademia Spagnola, composto nel Settecento sulla base di tutte le citazioni degli autori passati, e sentire anche il significato di avere un'opinione, c'è proprio un significato avere un'opinione, avere un parere, dittamene, diciamo, quindi riporta anche questo significato accanto all'altro. E per esempio, se vedete l'aforisma 43, sentir con los menos y hablar con los más, vuol dire proprio questo. Vuol dire opinare, proprio pensare con i più, con i meno e parlare con i più. Tanto che poi verso la fine si dice questa bellissima affermazione: il sentire es libre, non si può né si deve violentare. Cioè il pensiero è libero, non si può né si deve violentare. Oppure altri esempi, per esempio il 294, moderarsi nel sentir. E vuol dire non moderarsi nei sentimenti, come ha tradotto Gasparetti, che peraltro era un buon traduttore, io non è che faccia questo... Le cattive traduzioni esistono, Gasparetti è stato, dobbiamo rendergli grazie perché ha tradotto molte cose del secolo d'oro, ha tradotto le novelle centrali di Cervantes, ha tradotto Quevedo, il Buscón, è un bravo traduttore,
Ma qui, come in altri casi, ora vi mostrerò, non vuol dire nei sentimenti, moderarsi nei sentimenti, vuol dire proprio moderarsi nelle opinioni. Non ho tempo di leggere tutta la massima, vuol dire proprio non essere troppo accalorati in certe opinioni, non essere diplomatici, non per forza volere imporre le proprie opinioni. Questo vuol dire sentire, opinare. Quindi, sì, insomma, nel dizionario d'autore, ecco, in italiano, per esempio, pensiamoci un po'. Quando si dice il dissenso e il consenso è la radice, è questa, è la radice dell'italiano, che anche in italiano si ritrova oppure il comune sentire, no? Oppure il consenso, il dissenso, è che in questo senso viene usato, un senso arcaico che ora io credo che non si usi più così, questo, lo spagnolo moderno non ha più questa cosa. Sentire, dissentire, Dissentire, consentire, il consenso e il dissenso, dal sentire. Quindi sentire con lo smeno si hablar con lo spas, no? Quindi, perché questa è tutta la tecnica, far finta di quello che si sente dentro, non dirlo troppo, ma far finta poi di essere d'accordo con tutti, per il massimo. Quindi, il difficile, tutto ciò per dire che il difficile viaggio di andata della traduzione. Va fatto lentamente, senza bruciare le tappe. Cioè, un viaggio forse non con l'aereo, con un treno, meglio se locale, come quello da Esatto. Siena, no? E quindi, insomma, va fatto un viaggio lento, no? Tante fermate, con tante fermate Quindi soprattutto, Empoli tante Siena. quante sono, come i locali che vengono da Pisa, da Empoli a Siena, tante quante sono quelle che sono necessarie quando qualcosa non torna, bisogna consultare vocabolari specializzati, vocabolari etimologici, eccetera. Che si tratta di un lessico appunto del 600, che ora non è più in uso. Andiamo alla seconda tappa di questo viaggio della traduzione dell'oracolo manuale, o tascabile, ora lo posso dire, se non l'ho Sì. potuto scrivere, perlomeno lo posso dire, e che è il conoscere. Dunque, questa fase per me ha comportato dei tempi lunghissimi, ora vi spiego perché. Perché mi era stato commissionato, insomma, avevo avuto il contratto dalla Delfi di tradurre l'oracolo manuale, l'oracolo tascabile. Mi sembra che lo consegnai sempre con un po' di ritardo, come spesso succede, nel 2009, mi sembra. E poi non ho saputo più niente, perché sono stati degli anni in cui io ogni tanto telefonavo e niente, no, ma ora non ci parlo per ragioni editoriali, perché tanto mi era venuto in mente che non fosse piaciuta la traduzione, per fortuna non era così. E poi a un certo punto, un'estate, il 2019, mi si telefona, bisogna pubblicare rapidamente, allora, e quindi è stata pubblicata. Ora, tutto questo tempo è stato per me importantissimo, perché poi quando l'ho ripresa, devo dire anche qui è stata un'esperienza molto bella, perché c'è stato il rapporto con un revisore della casa editrice Einaudi, la dottoressa Francesca Erba, che era proprio a questo mestiere di rivedere, no? Quindi per me è stato molto importante rivedere con lei quello che avevo fatto 8 anni prima, ma anche rivederlo io 8 anni dopo, Sì. e si cambia completamente. Anche perché scambia completamente, perché certe cose non ti accorgi quando c'è una distanza, non te ne accorgi più. E soprattutto quello che ho potuto vedere, leggere il testo nel suo complesso. Ecco, perché prima uno faticosamente va parola per parola, cerca sul vocabolario, eccetera, però se si distacca e lo vede nel suo complesso, capisce altre cose. E questo ho capito io, cos'è questa conoscenza. Dunque, innanzitutto che si tratta di un testo retto da una logica binaria, cioè tanto sapere scegliere gli amici, ma sapersi guardare dai nemici, saper scegliere il giorno fausto, ma sapere evitare il giorno asiago, il giorno infausto, sfortunato. Quindi, guardate che ci sono delle cose che sembrano banali, per esempio. Conoscer, che poi è conoscere e riconoscere, anche lì è piuttosto ambiguo. Il defecto rei o conoscer e il realce rei, cioè conoscere il proprio difetto principale e conoscere il proprio pregio principale. Pensateci un po', non è tanto facile conoscere il proprio pregio. I difetti sì, perché te lo dico gli altri. Il proprio pregio, se gli altri, specialmente gli altri, tendono ad adularti così, ma spessissimo non si conosce, no? E anche questa è un'altra cosa che ho imparato dall'oracolo manuale, che
e bisogna usare la propria Minerva, la propria Minerva e la propria vocazione. Guai hanno il talento del Vangelo, no? Bisogna usare, perché se non si usa la propria vocazione possiamo avere ci troveremo male, insomma, anche questa è una regola di prudenza. E poi un'altra cosa, un'altra scoperta interessante, cioè l'arte della diplomazia, cioè non senza mentire, non dire tutta la verità, sin mentire non dire tutta la verità, se dice, ma io ho tradotto la verità. Senza mentire, non dire tutta la verità. Oppure, non è snesio, anche questo è bello, è il che ha se l'ha nesedato. Sì, nel che eccia, non la sa ben coprire. Non è sciocco, non è stupido chi fa una stupidaggine, ma chi una volta fatta non la sa nascondere, non la sa coprire. Bellissima questa. Però la scoperta più interessante è stata che questa sosta forzata, i 9 anni, l'autogiorno, una sosta forzata, un vagone che è rimasto lì, fermo, tanto tempo, mi ha fatto capire una cosa che non avevo capito subito, cioè il fatto, mi ha fatto capire quella che per me è la straordinaria modernità di Graziano. Tant'è vero che ho capito che per entrare bene dentro una massima, saperla tradurre, dovevo fare un'operazione di identificazione, cioè dovevo esemplificarla su me stessa oppure sulla realtà che mi circondava. Allora questo, non solo questo mi aiutava a capire, ma era la prova del 9. Quando vedevo che la potevo benissimo ricalcare su me stessa o sul mondo, o accanto a me, sui rapporti sociali, no, perché poi ci sono certe cose come l'invidia, il potere, le dinamiche del potere che sono eterne, cambiano le situazioni ma sono eterne. Solamente allora quando avevo questa, quando potevo identificarmi completamente e potevo riportarla, adattarla a una situazione attuale, allora, solamente allora era tradotta bene, potevo tradurre bene. E appunto su questa cosa vorrei far vedere la scheda numero 2, perché insomma l'oracolo manuale, quindi fatte le debite proporzioni, è una, va inteso secondo me non come l'homme de cour, come era stato tradotto, è molto interessante anche questo, come era alla fine del 600, come era stato recepito, ma ora è un trattato di psicologia comportamentale, con buona pace, dovrebbe essere un trattato. Alla fine c'è tutta l'esaltazione di Dio, ma secondo me non c'entra niente. È un trattato di psicologia comportamentale che gira intorno a temi eterni come il potere, l'invidia, l'amicizia, la competizione, il ruolo, eccetera. Ecco, per esempio, se voi guardate questa scheda che ho fatto, inferiori e superiori, così anche questo titolo, se mi sono divertita. Guardate com'è questa massima. Excusar vittorias del patron, evitare vittorie sul protettore. Cioè cosa dice? Che quando si ha un maiore, se sarebbero i superiori, il protettore, il patron, o il duegno sarebbe il signore, quando si tratta di qualcuno di grado più alto, bisogna stare attenti a non fargli vedere che siamo superiori. Perché infatti dice todo vensimiento es odioso, il del duegno onese o fatale. Ogni vittoria è fastidiosa, no? È odiosa. E se sul protettore, o stupida o fatale, perché ti potrà portare poi a dei grossi problemi. Infatti, poi ora lo leggo in spagnolo, ventajas vulgares suele dissimular la tensión. No, scusate, sempre la superiorità fu aborrecita, quanto más della misma superiorità. Vedere che gli altri sono superiori dà sempre noia, tanto più quando le persone sono superiori, tanto più della stessa superiorità, che c'è come. E qui ecco, ora a un certo punto, io lo riassumo, tanto più questa cosa, perché bien ci agliarà quien quiera sedere la vicia e nel regno, per nell'ingegno ninguno, quantomeno su una sovranità. Si troverà, sì, qualcuno che possa dire, beh, sono inferiore nella fortuna, oppure anche nel carattere. Il genio è il carattere, non è anche qui una parola, si può tradurre con genio, è carattere, ma non nell'ingegno. Cioè non è che gli puoi dire a una persona sei stupido. Ecco, questo è il discorso. Quanto massa una superania.
tanto più una sovranità. Ora qui siamo chiaramente siamo la Spagna sotto Filippo IV, la Spagna degli Asburgo, il re, la corte, qui c'è la corte, qui si parla dei principi, infatti dice a un certo punto gustan de ser ayudados los principes, pero no excedidos, y que el aviso haga antes viso de recuerdo de lo que olvidaba que de luz de lo que no alcanzó. I principi amano essere aiutati, però non che si super, non superati, e che l'avviso, anche qui guardate l'ho segnato avviso e viso, perché questi sono le varie giochi di parole che fa Graziani e che qui non sono riuscita a rendere, e che l'avviso, cioè l'ammonimento, l'avvertenza, abbia più la parvenza di rammentare ciò che si è dimenticato che non di illuminare quanto non si è capito. Beh, allora sì, mettiamo all'università un dottorando, un giovane dottorando parla con un professore, diciamo, e si accorge che ha detto una bestialità. Non gli deve dire guardi, ci ha detto una bestialità, sì, perché rischia di perdere il posto. No, sì, vabbè, avete capito. No, gli deve capire, forse si è dimenticato di... No. Cioè, voglio dire, è perfettamente adattabile, eh? Si adatta, sì, in maniera veramente... E io devo dire che quando ho fatto questa operazione ho cominciato a tradurre molto meglio, perché dopo puoi trovare le parole adattarle, no? Qui poi c'è l'esempio col sole, c'è anche il sole, gli astri non brillano tanto come il sole, perché a quel tempo il sole era il monarca, eccetera, quindi chiaramente il potere. Insomma, il sole è il potere. Allora, andiamo alla... Scusate. Comunque, dimmi, sì, che posso fermarti? Sì, sì, prego. Sì, sì. Arriva la testa. Da traduttore mi ero subito. Credevo da professore del dottorato. No, quello no. che ora da qui in avanti. No, mi ero soffermato su avviso, viso. Avviso e viso, sì. Non so perché se hai risolto. Non l'ho risolto, il significato era quello, però non ho risolto il gioco. È molto intelligente il richiamo avvertenza-parvenza, no? Sì, un minimo. Un gioco di richiamo del suono, no? Tra viso e viso, avvertenza-parvenza. Sì, ci ho pensato tanto. E poi funziona benissimo, mi pare. Questo a proposito delle benedette astuzie a cui il traduttore deve ricorrere. No? Beh, insomma, arriviamo alla terza fase, forse la più interessante, che è il tradurre, no? Tradurre, quindi la fase del ritorno. La fase cosa sono riuscita poi a mettere, dopo aver capito dove è stata ferma. Vabbè, avevo già tradotto, ma poi ho ritradotto, no? Quindi il tradurre è la fase, una volta capito il testo, sviscerato, dei suoi più riposti significati, senza i quali non si può procedere. E una volta capita la sua dinamica, la struttura, che come dica questa struttura binaria anche rovesciata, perché per esempio è interessante che si dice una cosa da parte di chi la infligge e di chi la subisce. Allora, per esempio, non mi ricordo qualcosa di... entrare con la henna para acabar con la suya, cioè far finta di essere d'accordo con un'altra persona, però poi porgli il proprio parere. Oppure attenzione, farlo, oppure attenzione a chi vuole far questo, no? Quindi anche questa è l'ottica rovesciata, a seconda di chi la subisce o di chi la infligge. Allora, quindi bisogna tradurre rispettando il più possibile il testo, ripetendo anche questa è una cosa che poi, insomma, pensavo a questa conversazione e mi sono accorta, va ripetuto in certi termini, se sono ripetuti vanno ripetuti, se sono variati vanno variati, per esempio ho trovato qualche volta che ho variato due parole, non mi ricordo qual era, forse abilitante, che ho tradotto prima in una maniera e poi nell'altra, se è così, è così, devi tradurre, cioè magari anche brutta la ripetizione, ma non, questa va rispettata, e variare dove si varia, invece magari qualche volta ho messo la stessa termine. Però ecco il caso tradurre proprio il succo del tradurre dell'oracolo è stato quello di rispettare la sua brevitas, perché spessissimo queste massime, come avete visto, sono prive di soggetto, prive di verbo. Quindi questa bellissima Alinces della Razón, il Tichibias dell'interiorità, no?
cioè non è che io posso spiegare, è che posso dire quando ci sono delle linci che entrano e vogliono capire, allora bisogna buttare come... Cioè, spiegare non bisogna mai in traduzione. In questo caso poi, come vi ho detto prima, proprio il levare, il togliere il più possibile, sì, e rispettare la concisione del testo, anche l'ellitticità del testo, rispettare. E qui devo dire che questo, scusate la mia, il mio così, questa nota personale, che sono stata molto contenta quando mi hanno detto, dopo io pensavo che non fosse piaciuta la traduzione, quindi invece c'erano altri problemi di ordine editoriale, così capite anche le edizioni, le case editrici, i problemi delle case editrici, però mi hanno detto che questa traduzione mantiene il ritmo, mentre le altre spiegavano, e questo mi ha reso molto felice, no? Certo. Perché questo del ritmo. Poi ci sono appunto i giochi di parole da rendere, non tutti si possono rendere, viso a viso, abbiamo visto, ho cercato, ma per esempio, oppure un altro che si può rendere, no assagnero sino assagnoso, non affaccendato ma fattivo, non faccendiere potremmo dire, ma fattivo, sempre a ser, no? Però altri non è stato possibile rendere. E per esempio, non lo so, genio genial. Genio genial vuol dire carattere brillante, si perde. Potevo dire genio geniale, non vuol dire niente, no? Quindi molti si perdono e quando si può, si cerca di trovare anche, come ha detto Andrea, con delle, magari con delle assonanze. Ecco. E poi c'è il grande repertorio delle metafore, perché questo è un oracolo manuale, non sarebbe così bello com'è se non giocasse, fosse giocato su una serie di metafore estremamente affascinanti. Per esempio la metafora del gioco. La metafora del gioco l'abbiamo visto, non bisogna mai giocare a carte scoperte, far vedere cosa si sta giocando, ma è pericoloso giocare a carte scoperte. E qui, ecco, qui è la, direi, la... se la metafora del gioco, non l'avevo messo, scusate, ne parlo senza farvelo vedere. Ma anche qui, per esempio, c'è una massima molto interessante, Noser Maliglia. Ora, la maliglia è una carta che serve un po' per tutto. E quindi non fare, io ho tradotto non far da matta, cioè non essere quelli che sono buoni per tutti gli usi, ma vivono di là, eccetera. No? Ed è interessante vedere come è stato, si poteva dire anche da jolly, insomma un po' troppo, l'anglismo forse era un po' eccessivo. Interessante come ci viene tradotto, per esempio dall'anonimo. L'anonimo lo traduce, ora guardiamo un po' se lo ritrovo, cioè lo traduce non essere il 9 del tarocco che serve in ogni punto del gioco. L'anonimo, non essere il 9 del tarocco che serve in ogni punto del gioco. La Melo de l'Ausse, cioè il francese che ha tradotto l'Homme de Cour, non lo traduce, dice non si può prodigare, cioè non prodigarsi troppo. Quindi. Gasparetti dice non fare il 2 di briscola. Ora, queste tre traduzioni sono sbagliate, tutte e tre. La prima perché spiega troppo, no? Non si dovrebbe mai spiegare, se perde il bello della metafora, se comincia a dire perché. La seconda perché lo elude, lo sposta, e se dice non far da matta, non dice non prodigarti, un'altra cosa. C'è un'immagine, c'è un'immagine che devi rispettare. La terza perché dice l'opposto, perché il 2 di briscola non è come la matta. Il 2 di briscola non serve assolutamente a nulla, so perfino io che sono una pessima giocatrice di carte. Quindi altre metafore, tipo la metafora del gusto, per esempio. Allora c'è questa bellissima massima verso la fine, dejar con hambre, lasciare con la fame. Ah, il gusto è molto importante, Graziano, se potrebbe, insomma, non mi soffermo perché voglio andare ora a finire, ma lasciare con la fame, che è all'origine di quella sua massima che lo ha reso famoso, che è lo poco si bueno, dos veces bueno. Il poco, quando è buono, è due volte buono. Però arriviamo a due metafore che mi interessano e con cui vorrei terminare. Una è la metafora della tempesta. Qui, trattandosi di materiale umano, ricorrono molto spesso questi termini come fondo, cioè il fondo del tipo del fondale, no? Oppure appunto la fuente,
parla tanto di caudal. Ecco, caudal è importantissimo. E caudale è una parola difficilissima a tradursi, perché caudale è sia la portata di un fiume, non come mi disse una studentessa, il caudaloso tago, il tago con la coda, non so così, il tago con la coda, la portata di un fiume, ma caudale è anche proprio il capitale, il caudale è anche un termine monetario, no? E qui è le potenzialità della persona, io spesso ho tradotto con capacità, ma forse potenzialità meglio, no? Però tutto paragonato a questa grande metafora, della metafora nautica, che è una metafora antichissima. Quindi, perché si ha l'idea proprio della profondità, ombre con fondo, tanto tieni de persona, un uomo profondo, un uomo che ha dei fondali, no? Ha tanto della persona. Allora, quindi andiamo alla scheda numero 3. Allora, qui io passo direttamente in comprensibilità di caudal, cioè non bisogna mai fare comprendere le proprie capacità, non il caudal di cada uno, le capacità di ognuno, oppure ombre curiosi notante, son da luogo il fondo della mia profondità. L'uomo, anche qui c'è una cosa che cambierei, ombre curiosi notante, secondo me vuol dire uomo che giudica e che censura, come giudizioso, che nell'italiano non vuol dire questo. Quindi, son da luogo il fondo della maggior profondità, si sa di essere anatomia di un caudal con perfezione. Sonda subito il fondale più profondo, riesce a fare anatomia dell'altrui capacità alla perfezione, eccetera. Così anche in comprensibilità del caudal, cioè bisogna le nostre potenzialità non bisogna farle vedere, non bisogna farle comprendere agli altri, eccetera. Ma guardiamo questa perché è molto interessante. La 138. Arte di dejare star. Cos'è? È l'arte di lasciar correre quando c'è una situazione troppo tempestosa. E qui anche in questo caso, qui ci sono volontà, in questo caso una volontà che io ho tradotto con sentimento. I mas quando mas revuelta la comun mar o la familiar, ai torbellino se nell'umano tratto, tempestades de voluntad, entonces se scordura retirarse, cioè, al sicuro puerto del dar vado. Se a modo di sossegar volgare del torbellino, se l'alzar mano, i dejar sosedar, sosegar, sedere al tempo ora, sarà vencer después. Una fuente con poca inquietud se inturbia, ni se volverà a serenar procurandolo, sino dejandola. Quindi l'arte invece lasciar correre, e tanto più quanto più è burrascoso il mare comune o quello domestico, cioè il mare pubblico, qui proprio la distinzione fra pubblico e privato. Vi sono uninelli nell'umano comportamento, tempeste del sentimento, perché qui volontà non ci stava. Allora è accortezza riparare nel porto sicuro di una tregua, che qui la metafora del guado è. Un modo per acquietare volgari mulinelli è arrendersi e aspettare che si plachino. Cedere al tempo ora sarà vincere dopo. Per intorbidare una sorgente basta smuoverla appena. Ne tornerà a rischiararsi se lo vogliamo, ma se la lasciamo stare. Ora qui, come vedete, vi ho messo l'interpretazione di Gasparetti e voi direte, ma com'è che ha potuto tradurre così? Basta una lieve inquietudine a corrugare una fronte e si rasserenerà non tentando in ogni modo di calmarsi, ma cercando di non pensarvi. Questo povero Gasparetti traduceva da lì qui, ora dove la traduzione si incrocia con la filologia, traduceva da Arturo De Loio, che è un ottimo editore di Graziano, il quale aveva rifuso. Invece di fuente c'era frente. E questo disgraziato si è arrampicato sugli specchi, vedete, si basta non pensarmi, che chiaramente sballa tutto, no? Basta una sillaba per sballare tutto. Però arriviamo all'ultima. Siamo verso la fine. Allora, ho paura di fare troppo. Allora, la scheda numero 4. Scheda numero 4. Qui è quella che io ho, ho definito così in maniera un po' stravagante, come la meccanica dei sentimenti. Proprio perché sono massime morali, massime che parlano dell'intimo, quest'intimo che non bisogna svelare, no? Una cosa che bisogna tenersi per sé, mai senza dirla, mentire, non dire, mai dire tutta la verità, e tenersi sempre qualcosa per sé, eccetera.
Allora, il tirar fuori queste cose ha bisogno di strumenti adeguati. E qui, per esempio, c'è l'uso del termine garabato. Il garabato è l'uncino, una specie di uncino da macellaio, credo, insomma, garabato, che è usato più di una volta. Per esempio, in questo che dicevo, genio, genial, che è carattere brillante, poi alla fine dice, sì, contemplanza, prenda eschino difetto. Se temperato e moderato è un pregio, non un difetto. Indica appassibilità, garabato dello scorazzone, indica affabilità, uncino dei cuori, si riescono a catturare i cuori, a attrarre. Così. E così anche in un altro esempio si parla appunto del carattere galante e si dice un garabato galante, no? Cioè un uncino galante con cui si riesce ad attrarre, a portare a sé, uncino sempre proprio a questo. Ma appunto vorrei terminare con quella... Con la massima che ha dato un po' spunto anche perché insomma, anche per dirvi come sono arrivata a questo. È una massima piuttosto complessa e io, fra l'altro, non l'ho messa tutta perché anche ha dei risvolti, bisognerebbe ragionarci molto. Però cos'è? Guardiamo un po', leggiamola, la 26. Agliar su torcedor a cada uno. È l'arte de mover voluntades, mas consiste in destrezza che in risoluzione. Un saper por donde se le ha ad entrare a cada uno. No hay voluntad sin especial afición, y diferente se según la varietà de los gustos. Todos son idólatras, uno de la estimación, otro del interés y los más del deleite. La magna está en conocer sus ídolos para el motivar. Conoscendole a cada uno su efficace impulso. Es como, cioè come, tener la chiave del querer ajeno, a sedere al primer móvil che non sempre è il supremo. L'altras veces es el ínfimo, perché sono masse nel mondo los desordenados che los subordinados, anche qui altro gioco di parole. E l'arte di muovere, smuovere forse anche, sentimenti. Io qui ho tradotto sentimenti. Ci vuole però. Col fatto che dopo dice volontà, mi sono chiesta se avevo fatto bene o male. Questi sono i famosi dubbi del traduttore, specialmente quando le cose si rivedono. Che potrebbe essere anche svolontà, e che l'atto muove le volontà per far fare a uno quello che vuole lui. Ci vuole abilità più che risolutezza. Perché esempio, qui vedete, ha messo destrezza e magna, io invece ripeto abilità. Vabbè, insomma. Ci vuole abilità più che risolutezza, si tratta di trovare la via per entrare in ciascuno. Non c'è volontà senza una particolare affezione, affezione qui in senso un po' negativo, è proprio spia afficionado se sono anche quelli che sono fanatici, diciamo. E questa cambia a seconda dei gusti, tutti sono idolatri, chi, come si dice, chi della stima, chi dell'interesse e più del piacere. L'abilità consiste, come vedete qui ho tradotto abilità, due volte, invece in un caso era destrezza e l'altra magna. Se lo rifacessi farei, metterei destrezza e abilità, perché se Graziano ha usato dei termini, perché se non ha ripetuto e ha variato, anche il traduttore deve variare. Lo dico questo non per una specie di modestia, ma perché effettivamente è così, non si finisce mai, non si vedono sempre. L'abilità consiste nel saper riconoscere questi idoli in modo da motivare, riconoscendo quello di ciascuno, l'efficacia del loro impulso. È come avere le chiavi del volere altrui. Occorre risalire al motore primo, che non sempre è il supremo, la maggior parte delle volte è quello infimo, perché nel mondo sono più i disordinati che i subordinati. E vabbè, qui là ci siamo. Però, come tradurre torcedor? Perché torcedor. Se noi andiamo a vedere sul vocabolario d'autoritate, se è uno strumento. Lo strumento che serve per la ilassa, con un garabato in cima, per tessere, per filare. Quindi c'è una metafora che si serve di uno strumento. Però nello stesso tempo vuole anche dire in maniera traslata un disgusto, un oscillo, un'ossessione, eccetera. E come trovare quindi? Trovare una. Bisogna trovare un termine, tradurre, certo non potevo tradurre con trovare il
il fuso per, no? Per sì, di ciascuno. Anche se poi ho scoperto che su Amazon che esiste il sorcitore, esiste, lo vendono se mi interessa, e credo che sia questa cosa per levare gli spaghi dai pacchi, ecco, cioè è uno strumento, praticamente. Oppure dire, trovare l'assillo di ciascuno, ma allora si perdeva la metafora. Quindi bisogna trovare, almeno questa è stata la mia ricerca, bisogna trovare una parola che unisse le due cose. E io insomma ho pensato molto, qui vedete le varie traduzioni, anonimo, trovare il suo torcimanno a qualcheduno. Io torcimanno cosa sia, sinceramente non lo so, ho solo trovato sul vocabolario torcimanno usato dal Manzoni nel senso di interprete, insomma, comunque l'anonimo traduce torcimanno. La Melode de l'Ossè traduce trouver le faible de chacun, cioè trovare il debole di ciascuno. Che anche lì appunto però non rende la metafora. Gasparetti, individuare in ognuno il punto debole, che viene contraddetto da un'altra massima, non desmentire il dedo malo, che qui sì, e non descoprire il dedo malo, qui sì che è il proprio punto debole. E quindi se c'è il proprio punto debole lì, perché metterlo qui? No, bisogna variare. E allora, devo dire qui grazie a una persona che non è né una ispanista né una letterata, ma insomma è una persona di famiglia, mia sorella per l'appunto è matematica, mi fa parlando, dice, ma forse il chiodo fisso, ecco, ho detto chiodo fisso. Quindi io ho messo questa per darvi un esempio, perché mi sembrava almeno un modo per rendere questa duplicità. Questo di due, come dice Gracian, una parola significa sempre dos luses, no? Ha sempre un significato mancunato, questa è la grandezza, la densità del suo concettismo. Ecco. Quindi questa è stata la ragione del titolo che ho dato, e niente, questa forse è l'esemplificazione di quello della mia esperienza, in cui, come vedrete, come avrete visto, io ho fatto tutto fuorché seguire la massima di Gracian, se ha fatto una sciocchezza, lo sciocco non è chi la fa, ma chi la copre, perché non ho fatto altro che dire quello che avrei dovuto fare e non ho fatto. Comunque spero che vi sia servito a questa cosa, sia stata utile perlomeno per capire come si procede quando si traduce. Grazie. Applaudiamo anche gli errori. Esatto. C'è già qualcuno che ha alzato la Ah sì, mano. ma Sì, allora interrompo la condivisione così sì, torniamo. l'unico pipitone che sarà probabilmente, se perfezionerà l'iscrizione, sarà uno dei nostri futuri allievi del prossimo master. Allora, prego. Prego. Molto volentieri, aspetto lo stipendio, ma va benissimo come in quanto insegnante. Mi veniva a proposito di questo, mi veniva da pensare che una delle metafore, non so se utilizzate per la traduzione, è proprio insegnare, proprio per quello che diceva lei a proposito del capire, no? Capire e trasmettere, no? È legato anche al suo mestiere di insegnante proprio. E poi, a proposito di questo, del capire proprio, mi viene da pensare che se oggi fosse recepito anche socialmente, non soltanto come un trattato psicologico, forse una traduzione potrebbe essere il buon banchiere, lo so, a proposito di Caudal, se pronuncio bene, e anche di Gesuiti. Però sicuramente ho capito che è un trattato appunto sulla di psicologia e che ha una logica, una matematica, e anche su questioni eterne. Mi viene da pensare però che, sempre restando nel capire, che è vero, a me ha convinto, come dice lei, che posticcia quella parte finale su Dio, insomma, speriamo però che le questioni appunto dei vizi e virtù non siano eterne più di Dio, perché poi in un secolo più laico forse questo non è servito ai gesuiti, per evitare la cautela non è servita per evitare le espulsioni dai paesi appunto da cui sono stati cacciati. Aggiungo una cosa,
Mi spiego soltanto questo. A proposito della concinnitas, lei ha detto che c'è una matematica nella traduzione. Questo è molto bello, mi permetto di dire così un'impressione. Io pensavo che ci fosse una concinnitas, una matematica solo della poesia, ma anche della prosa, ed è bello anche che è un testo di logica, appunto, di logica morale, di filosofia morale, se posso dire così, ce ne abbia. E a proposito di concinitas proprio, lei ha parlato di lemmi tipo sensio, tipo ingenium in latino. Un latinista potrebbe essere favorito nella traduzione dallo spagnolo e dello spagnolo del Seicento, cioè lo spagnolo è una lingua latina più conservativa dell'italiano? Finisco, basta, finisco così. No, senz'altro lo spagnolo è più conservativo, senz'altro, e senz'altro un latinista potrebbe essere, quando io dico non c'è tanto bisogno della competenza attiva, ma basta quella passiva, no? E, cioè basta, insomma, cioè, meglio se attiva e passiva, ma dico quella passiva forse può mettere dall'opportunità di cogliere certe sfumature che invece magari chi conosce lo spagnolo di oggi non ha più, quello senz'altro, sono sicura. E poi non ho capito la cosa del banchiere. Il banchiere, non so, ora vabbè, siamo in clima di banchieri, quindi è Banchieri e di è gesuiti. gesuiti. Per l'appunto il No, banchiere no, era la non studiata di voglio gesuiti. Però non ho mettervi capito in d'accordo. che senso potevo tradurre caudal, No, se no, era lei banchiere. non mi sarei mai permesso di No, no. suggerire niente a lei, ma dico, siccome allora nel Seicento è stato recepito come cortigiano, quasi come fosse un La castiglione, fine del 600, oggi sì. nel nostro tempo sarebbe stato recepito con la stessa cautela. Con lo stesso accorgimento di cautela, forse come banchiere, che devo dire. Ma questa è una battuta, insomma. No, Io non lo lo vedrei so, per i non lo so, politici. perché qui no, perché c'è il tema del potere, non c'è il tema del denaro. Non c'è mai il tema, guarda, in Grassano non si parla di Esatto. denaro. E c'è il tema del potere, questo sì, e della superiorità dell'inferiore e dei superiori, questo Forse sì. sarebbe stato contraffatto come capitale, esattamente come è stato contraffatto come cortigiano, in quanto una traduzione troppo esplicativa ha voluto appunto Ma non adattare è in questo modo. esplicativa, è una traduzione che è riportata è riportata a un ambiente, come se Graziano avesse scritto questo unicamente. Graziano era inserito in un ambiente cortese, cortigiano anche. Per esempio, io sto rivedendo, per esempio, per questo progetto della traduzione dell'intera opera di Graziani, la traduzione della Godezza e Arte d'Ingegno, che piratescamente ha ritradotto Mimesis, piratescamente, perché non ha detto niente a chi l'aveva curata, e quindi vorremmo con le altre colleghe che avevano lavorato con me riproporla. E mi sono accorta che cita dei sonetti orribili perché l'aveva scritti l'infante Carlos e tal, orribili, che non capiscono niente. Lui c'è questo bellissimo sonetto, no? Quindi, cioè, voglio dire, lui evidentemente, cioè, l'uomo era un uomo del suo tempo che aveva bisogno di. Poi voleva fare, credo anche che avesse l'ambizione di fare il precettore di non so chi, di Carlos, forse dell'infante Carlos. Quindi, questo è vero che lui era. Guarda alla corte quando parla dei principi, quando parla dei superiori, eccetera. Quello che è interessante è che il tema del potere è eterno, che quel fatto appunto di non che te non puoi al principe dire guarda che sei uno sciocco, uno stupido, così non lo puoi dire al tuo primario della clinica, non lo puoi dire al tuo capo banchiere, non lo puoi dire al tuo professore, capito? Questo che è interessante, che a un certo punto anche astraendo da questo contesto che effettivamente lui viveva, ma si arriva a delle cose universali. Questo è così. Ma non so se ho risposto perché mi sembra che più che altro fossero osservazioni, no? No, ma Così. anche secondo me, appunto, avendo letto la traduzione, anche il discorso che facevi prima, molto interessante, dell'identificazione come traduttrice calato nella tua Sì, quotidianità, certo. diciamo, quello che tu conosci o che vedi. Effettivamente, secondo me, questa traduzione di Gracian la riflette, cioè riflette questo lavoro che tu hai Questo è un fatto. Perché, piacere. no, no, perché appunto è una traduzione che si legge con piacere, questo insomma spesso si dice, ma che sembra molto attuale nei contenuti, no? Appunto
adesso ci hai spiegato invece le difficoltà della lingua di Gracián e ovviamente dei contenuti, dei concetti di Gracián. Mentre se leggiamo solo, appunto, non siamo, insomma, per chi non è ispanista e si avvicinasse alla lettura di Gracián attraverso la tua traduzione, secondo me sentirebbe vicinissimo a sé i contenuti di Gracián, tolto ovviamente i riferimenti magari alla monarchia, insomma, queste cose più contestualizzate, ma i messaggi invece, appunto, io ho pensato molto alle situazioni che viviamo oggi, soprattutto, certo, per esempio nel mio caso pensavo alla politica italiana, tutto ciò che sta accadendo, e Gracián mi sembrava parlasse anche all'oggi, no? Quindi la questione che io un po' così riflettevo su come tradurre i classici e che cosa ci dicono i classici oggi, e secondo me un po' la risposta è in quello che dicevi tu, di vederlo calata la lingua e i contenuti calati anche nella nostra quotidianità. Quindi mi sembra una chiave molto interessante questa di lavoro davanti appunto a una lingua ormai distante, che abbiamo perduto. Esatto. Cioè, certo. Quindi, però anche il testo che è affascinante, cioè c'era un testo di un amico, cioè anche poi parlando con quello che ha fatto la tramite della Delphi, dice, però devo dire che è un testo affascinante, è un testo affascinante effettivamente, cioè è una... Cioè, Gracián ha vissuto anche poco, nel 1601 è morto nel 1658, l'avranno preso 60 anni, ma effettivamente aveva questa, non so, questa vocazione al... Insomma, non lo so, c'è questa stringatezza, no? Esatto, cioè forse proprio nella sintesi Gracián è riuscito a rimanere molto così attuale. Appunto. Però ecco, secondo me nella traduzione si vede anche il lavoro che è stato fatto. Sì, il lavoro è stato fatto, poi appunto 8 anni, poi dopo 8 anni. Non è che io abbia lavorato per 8 anni a Gracián, cioè meglio effettivamente se l'avessero pubblicato quando l'ho consegnato, sarebbero state molte cose che non andavano, molte cose di cui non mi era accorta proprio, proprio perché ora vedendolo complessivamente, appunto, per esempio questa logica binaria, appunto, saper obbligare, riuscire a obbligare, oppure attenti a non farsi obbligare, a farsi creare degli obblighi, cioè l'uno e l'altro, no? Questa è la cosa, il doppio versante. E poi questa ambiguità, devo dire, non saggiare mai il fondo né del bene né del male. Anche il saggiare il fondo, no? Il fondo, cioè è come se... io non lo so se questa è una bella... Non lo so se bisogna seguire questi dettami, però sono dettami di prudenza, capito? Questa è l'arte della prudenza. Sì, sì. Lui non dice che bisogna far così, dice che chi vuole essere prudente, per esempio mi sono accorto una persona per niente prudente, che sono una persona per niente prudente, perché appunto no, bisogna, per essere prudenti bisogna capire se è giusto essere prudenti, questo sì, o se è bello essere imprudenti invece. Però lui parla della prudenza, l'arte della prudenza sono regole per non venire mai fuori, per non essere mai presi in castagna, per non essere... E lui dice questo. Per cui l'homme de cour vuol dire l'uomo che sa comportarsi. Ecco. Ma in realtà a me pare poi che questa struttura ideologica è particolarmente interessante perché si riflette molto sul modo del tradurre e in generale sull'arte della traduzione. Cerco di spiegarmi. È una precettistica che apparentemente non ci riguarda o addirittura ripugna un po' all'atteggiamento ideologico che abbiamo oggi, no? Vogliamo, o almeno raccontiamo a noi stessi di voler essere aperti, sinceri, diretti, appunto, no? Invece qui ci troviamo immersi in una precettistica che ci indirizza verso appunto la dissimulazione, certo, sostanzialmente, certo, e continuamente ci mette davanti appunto questa logica binaria, fatto che è bianco, ma può essere altrettanto nero. Ecco, io credo che questo aspetto, che in realtà ci riguarda molto più di quanto non ci piaccia ammettere, no? Infatti lo spostiamo sull'arte della politica, no? I politici sono così.
Forse invece anche noi siamo così, o dovremmo sì. esserlo, forse un po' più di quanto non siamo, non lo so. Ma mi interessa molto questo aspetto, proprio applicato all'arte del tradurre, nel senso che questa continua palestra a non prendere una posizione decisa e determinata, ma vagliare tutte le possibilità, in realtà si riflette esattamente sul tipo di lavoro che uno deve fare quando traduce, anche se poi alla fine devi prenderle le tue decisioni, no? Però questa capacità di mettere accanto anche una accanto all'altra le varie opzioni. Varie opzioni, no? Sì. Ecco, io ci ritrovo molto una modalità che si ritrova poi proprio nella pratica della traduzione, e che io poi ho visto, io sono rimasto molto colpito dalla cosa del chiodo fisso, ma anche sull'uso, sul modo di tradurre appunto certi termini variato rispetto ai significati odierni, ma con un ampliamento però dello spettro dei significati. Sì, certo. E appunto rispetto all'oggi, cioè mi dà l'impressione di una lingua molto più polisemica di quanto non sia la lingua attuale, però non so se questa è una mia... Direi concentrata, direi una lingua che è più, come diceva giustamente la persona che ha detto, cioè è vero che lo spagnolo è più conservativo e quindi questa conservazione apre, in un certo senso lascia più liberi, sì. perché ora sentire nessuno lo sa, nessuno può tradurre, nessuno gli dà questo significato anche di opinare, di consenso appunto, di tutti sentire, eccetera. Quindi è più libero, in un certo senso, è più una lingua, forse più malleabile in questo senso, sì, e quindi si può dare, in questo senso è vero che il latino, è vero che lo spagnolo è una lingua molto conservativa rispetto alle altre romanze. E quindi appunto che nel 600 rimane ancora in questo stato un po' diciamo virginale, ecco, non so se è quello che sì, così sì. è, per cui anche la traduzione può cioè si entra dentro questa foresta un po' di significati, ecco, si può entrare, si ha naturalmente tutto devi un po' fare i conti con quello che voleva veramente dire lui. Ecco, cosa voleva dire? E guardate che io certe volte ho penato un parecchio, certe volte anche parlando con persone che, insomma, di tutto rispetto, non solo perché fanno parlanti, ma anche perché studiosi di storia della lingua, e qualche cosa è stato piuttosto duro, insomma, a capire cosa voleva dire. Ma poi un'altra cosa, ecco, a proposito di politica, si parla a un certo punto della politica, ecco, per esempio il termine politico, anche lo usa poco, però non vuol dire la nostra politica. Certo. Sì, sì, certo, sì. È tutta un'altra cosa. Sì. È che una cosa che voglio dire, io ho studiato abbastanza Gongora, no? Cioè, a parte che non si finisce mai di studiare. Ora, qui non so se ci sono degli spagnisti, ma noi abbiamo una vulgata, secondo cui quando si studiava spagnolo, per cui esiste il concettismo, esiste il culteranismo. Gongora è culterano, Gracián è che vede il concettista, eccetera. Gracián scrive L'agudezza e arte d'ingegno, e l'autore che cita più di tutti è Gongora. Cioè, voglio dire, l'autore che cita più di tutti, perché è l'autore che ha tutta una serie di agudezza, tutta una serie di cose, sì, di agudezza, cioè forme di forme concettose del dire, no? Non solo, ma io quando ho tradotto L'acutezza e l'arte dell'ingegno, che è quest'arte, questo insieme di regole per i concetti, per uno stile concettoso, lì finalmente ho capito Gongora. Cioè, per dire, come, eppure nei manuali, forse anche per una questione di definizione, si dice il Gongora è troppo ornato, troppo verboso, così, eccetera, invece che vedi è sostanziale, così. E però Gracián non sembra pensarla così, Gracián che era appunto la concinnitas, era sostanziale, era così,
vede questi aspetti. Da lì ho capito appunto che le due cose, come alcuni altri dicono, concettismo e quaternionismo, in realtà è una distinzione fasulla, ecco, no, per dire quante cose si imparano dalla traduzione. Sì, sì, appunto, a partire dai testi, no? Cioè, questo appunto si capisce partendo dai testi. Prego. Allora, dobbiamo consegnare il microfono. Aspetta, sono troppo. Sì, funziona. Grazie. Grazie, grazie dalla splendida lezione. Volevo dire due cose molto rapidamente. Una è un dettaglio, magari anche una sciocchezza, però quando si è commentato quella opzione di traduzione Torcimanno, da catalano mi è venuto subito in mente Torcimany. Torcimany da noi è molto conosciuto perché è una grammatica catalana medievale, è scritta per Lluís de Borsot, però che contiene un dizionario di rime, insomma. È una parola che ha dato titolo a quell'opera, però è una parola che significa come strumento per tradurre, per interpretare, per inquadrare. Sì, esattamente. E quindi magari il traduttore pensava a questo concetto, ma questo più per dilucidare. No, sì. Questo Torcimanno in italiano, Manzoni lo usa in questo senso. Beh, sì. Lo usa in questo senso, sì. In ogni caso, come opzione di traduzione, mi sembra un po' arcaica, cioè per me ce l'ho fisso, è molto più efficace. Quindi ciascuno che interpreti forse, no? Cioè, no, interpreti, trovare, sì. Fare il modo di interpretare, ecco, la sì. Persona, ho capito. E trovi un'associazione così. Ma questo è un trattato, questa cosa. Qui. Sì, sì, si chiama proprio Torcimany, Lluís de Borsot, è di 400. Sì. Sarà andata. Però va bene, come così, perché ho fatto la connessione al volo. Poi invece una domanda qui terrei. Sarei curiosa di sapere in che modo questa poetica della traduzione, io penso possiamo parlare di poetica della traduzione, no? Direttamente, che ha sviluppato per quell'opera, fino a che punto si può traslare a questo lavoro sul Criticon che state facendo, perché è chiaro, è la stessa voce autoriale, però sono due opere molto diverse, anche, parliamo penso di una fiction novelesca, possiamo dire, anche se piena di contenuto morale e filosofico comunque, cioè fino a che punto e traslare questa poetica alla traduzione o ci vogliono aggiustamenti, penso, non so, sì, concreti. Ho capito. Dunque, è molto diverso. Tante cose le ritrovate qui, però, per esempio, c'è una cosa, forse mi può aiutare, Celia Nadal. Comunque, io, per esempio, c'è un punto scuro, che non ha se caso, non ha se casa. Io non capivo cosa volesse dire. E chi non fa caso, cioè non fa caso alle altre persone, poi ho creduto di interpretare la ser casa, sembra che sia un gioco tipo domino, per cui si conclude, la ser casa vuol dire si finisce, cioè si vince in un gioco, no? Beh, ecco, questo l'ho ritrovato nel critico, quindi in questo senso può aiutare, no? Può aiutare, però è molto diversa la traduzione, cioè per vedere cosa è molto diversa come perché i termini ci sono anche questi intendimenti, per esempio quel termine è piuttosto difficile da tradurre perché è a metà fra l'intelligenza e l'esperienza, eccetera, e ce ne sono tanti nel Criticon, lo si è intendito, non si sa se sono gli esperti o gli intelligenti, lo si è intendito, quindi come terminologia sì, però come resa no. Dunque il Criticon è più difficile innanzitutto, forse come giustamente forse proprio perché, come dice la fissione novellesca, cioè bisogna rendere a un certo punto questo impeto, questa attenzione narrativa, no? E quindi qui, invece qui quello che bisogna rendere è questa attenzione verso è proprio verso l'insegnamento, no? Il consiglio dato, sia senza soggetto, senza cosa, fare così, fare cioè in maniera molto rapida, come delle indicazioni stradali, dico per modo di dire, no? E invece sempre nel Criticon è pieno di giochi di parole molto più che qui, che è quasi impossibile tradursi. E dico subito che c'è una traduzione terribile, questo lo devo dire perché è una traduzione terribile, perché quando io sento tradurre
le donne, solamente per indicarvi questo, le vere sirene sono las damas della corte, tan prendidas de libres, che vuol dire così, è un gioco difficilissimo, prendida vuol dire acchittate, ma anche prigioniere, da qua che da tanto agghindate da quanto sono libere, cioè c'è un gioco di parole, no? E tradotto così cariche di libri, cioè, capito? Cioè, e questa solamente, vabbè, una tra le tante cose, ma per dire, cioè, l'idea che lo spagnolo è facile, no? Però è difficilissimo, effettivamente, anche questo tan prendida de libres, io non saprei come dirlo, così, così schiave dei vestiti, ecco, potremmo dire così schiave della moda da quanto sono libera, bisogna rendere il senso di prendere, che vuol dire imprigionare, mm-hmm, cioè, no? Sì, sì. A prendere anche la prenda. Sì, insomma, sì, quindi è più difficile tradurre il Tuticon, senz'altro. Forse perché questa era già stata anche tradotta, non lo so, però, questa è più, c'è ogni tanto qualche gioco di parole, ma non rientrano nel significato. Invece lì è pieno proprio di ogni piasso spinto. E vabbè, se sperate, si vedrà se la fortuna di Uva Tardasce, però vi sono anche molte cose che ritornano, no? Ma non nello stile, senz'altro no, perché non devi rispettare, anche se lì, anche lì c'è la brevitas, i discorsi sono brevi, però ci sono anche delle belle metafore, anche di descrizione certe volte, quindi insomma è molto diverso, ecco, questo posso dire, per ora, poi dopo, non so. Sì, un grosso lavoro. Sì. Se si ripropone un po' di nuovo la dicotomia tra traduttore puro e impuro, che puro era l'ultimo incontro, avevamo appunto, certo, un traduttore puro, qui appunto forse una traduttrice impura, ma a me sorprende sempre tantissimo, insomma, pensare, con rispetto per i traduttori puri e per chi lavora con il contemporaneo, ma le conoscenze che si devono avere, quindi qua spezzo una lancia a favore degli accademici, nel senso dei filologi e di chi ha una formazione che si dedica, insomma, appunto anche all'aspetto più letterario, culturale, per veramente poi cercare di avvicinare a noi testi che, come abbiamo dimostrato questa sera, credo Giulia Poggi, invece nascono in un contesto molto distante, con una lingua che anche gli stessi spagnoli di oggi appunto non parla in maniera così limpida, quindi insomma, per me anche i traduttori impuri, cioè, ma che sarebbero i traduttori impuri? Di purezza, dopo la limpiezza del sangue, tra traduttori puri, che sono coloro che vivono di traduzione. Ah, in questo senso, sì, ho capito. Cioè, noi traduttori impuri o spuri, che facciamo gli insegnanti in genere e traduciamo. E non siamo, quindi siamo meno vincolati sotto certi aspetti, perché non traduciamo per vivere, e però abbiamo forse una modalità di lavoro un poco diversa, anche perché appunto non siamo incalzati dalla fretta e forse scendiamo più in profondità. E soprattutto, ecco, un lavoro di questo genere naturalmente è impensabile per un traduttore che non sia anche uno studioso e un filologo. Sì, in effetti. Perché appunto bisogna conoscere le sfumature della lingua. Conoscere anche le altre opere, insomma. Certo. Quindi appunto da questo punto di vista la distinzione funziona. Quindi insomma, noi siamo fratelli dottori impuri, ho capito. Sì, noi siamo impuri. E poi, vabbè, io volevo tornare un attimo su questo aspetto che poi è fondamentale. In questo tipo di traduzioni alla massima potenza, ma è vero sempre, è fondamentale sempre, non voler spiegare. Ah, ecco, cioè, quella fondamentale. Non deve cadere nell'equivoco terribile di spiegare quello che si trova davanti. Beh, questo è proprio un errore tipicissimo
del traduttore, anche così un eccesso di generosità, no? Nei confronti del testo. Il traduttore tende istintivamente a rendere gradevole il testo per i suoi lettori, e questo è una tendenza bella e generosa, ma assolutamente sbagliata, nel senso che appunto non si deve, per tornare appunto a Schleiermacher, non si deve porgere il testo al lettore. Il lettore deve, se il testo è impervio, il lettore deve ricevere un testo impervio. Il traduttore non deve allisciarlo, non deve accomodarlo. Io racconto sempre un battibecco tra me e il mio collega e amico germanista Roberto Venuti, che leggendo una mia traduzione disse così pubblicamente: "Ah, ma è molto più bella la traduzione di Andrea del testo originale". Io gli avrei tirato un cazzotto, perché è tutt'altro che un complimento. Non è un complimento. Ecco, è tutt'altro che un complimento. Lui sicuramente l'ha fatto apposta. Ma il testo qual è? Perché non me lo ricordo. No, perché se il testo è brutto, per certe volte ci sono dei testi brutti, perché io vi assicuro che quando traduco sempre della Gudese e Arte dei Kenji, dei sonetti orripilanti, anche a me mi ha detto la mia collega Blanca Perignan, mi ha detto: "Ma guarda, rendi più bello, ma perché il testo è brutto". Io non sapevo che non ho capito. Dipende da che testo è. Se è brutto, uno non può... proprio... Però insomma non si dovrebbe. Brutto anche lì la colpa. Sapere cosa vuol dire brutto anche lì è complesso. Anche lì è complicato. Cioè... Ora, nel caso di questi sonetti sono senz'altro brutti, ve lo posso garantire, poi tu non si capisce niente cosa dico. Sono così di piaggeria, di... capito? Quindi... Comunque io sul chiodo fisso continuo a rimuginare. Trovatemi un'altra soluzione, ditemi. Ma a me mi è venuto in mente, se volete, no vabbè, ora si va nel privato, mentre facevo lo yoga stamattina, mi è venuto in mente, ma non sarà mica che il torcedor vuol dire non il chiodo fisso di ciascuno, ma il modo di interpretare ciascuno, sarebbe tutto là, avrei cannato completamente, non credo, comunque l'ho riguardato bene. Però torcedor vuol dire, cioè torcedor ha queste due accezioni, no? Sia di assillo, di un disgusto, una cosa mai così. Quindi la fissazione. La fissazione, no, ma la fissazione è più la fissione. La fissione, infatti, poi lo dice, ogni volontà, non c'è volontà, e anche lì sarebbe quel sentimento, senza fissione, senza fissazione. Secondo me, più, insomma, mi è venuto questo dubbio, dico, mamma mia, forse ho cambiato. Sbagliato completamente, anche perché c'è una frase finale che io prudentemente ho messo fra puntini, ma non è tanto chiara. Questo ve lo dico per capire che no, c'è una frase finale che non si capisce bene sull'arbitrio, insomma. Mentre altre volte proprio tornava tutta alla perfezione, no? Proprio anche con questa operazione di identificazione. In questo non ho capito bene esattamente proprio perché bisogna trovare il chiodo fisso, perché bisogna smontarlo, perché poi alla fine secondo me c'è qualche cosa di scorrotto e lì si entra in un'altra cosa, insomma il testo c'è qualcosa che non si capisce. Bisognerebbe vedere come ha tradotto Schopenhauer, perché chiodo fisso in tedesco ha una accezione molto divertente, perché cioè? Un modo per definire proprio il chiodo fisso è Sargnagel, che sarebbe letteralmente chiodo di bara, chiodo della bara, che non è male. Io prima di dare la parola a Federico Pipitone, che ha alzato la mano, ti devo riferire i saluti di Giovanna Mochi, che era connessa, ci ha ascoltato. E poi è dovuta andare via, ha scritto un messaggino in cui ti salutava. Molto piacere, anche io saluto lei. Siete state colleghe. Sì, certo, molto. Prego, Pipitone. Molto piacere. No, mi veniva in mente il rovello, ma è meno... Il rovello anche a me è venuto in mente. E poi torchio, ma insomma, ma poi molto sviato. Torchio.
però mi stavo rendendo conto che stavo, mi stavo rendendo il Torquemada di me stesso. Proprio no, io ho pensato anche filo da torcere, ho pensato anche questo, ma non è, insomma, ecco, vedete che rimaniamo sempre. Queste poi sono le follie del traduttore, no? Che comincia a elucubrare. Appunto, è tipico, se facendo yoga uno pensa. No, facendo yoga, bisogna astrarsi, in realtà io continuo. Certo. Astrate, certo. Uscite, da, non c'è nulla al di fuori di questa stanza. Che sta... Bellissimo. Va bene. Ci sono altre curiosità, interventi da parte dei nostri due pubblici? Bene, e allora io direi, se siete, se siete d'accordo, che ci avviamo a, a conclusione. E niente, insomma, siamo contenti e soddisfatti, è stato interessantissimo. Io, insomma, da traduttore mi sarei soffermato anche di più sulle cose che Giulia Poggi ha messo in evidenza e ci ha fatto vedere, però insomma mi pare che molte cose sono uscite fuori. E quindi sono assolutamente soddisfattissimo. Non so, Paola, se vuoi farle sapere tu, se no. Anche Francesco Pava, vedo, ecco, che ti saluta. Senz'altro ricambio con molto affetto. No, concludo semplicemente, prima citavi, se era giorno Fausto in Fausto, e direi che oggi sì. È un giorno Fausto. Quindi... Grazie a voi, grazie per avermi permesso di rivedere. No, è stato devo dire che già una seconda, dopo pochi mesi aveva già una seconda edizione, qualcosa poco ho cambiato, ma insomma ora se c'è una terza edizione farò tesoro anche dei vostri suggerimenti. Sì, ma comunque questo fatto che più passa il tempo e soprattutto appena si riesca a mettere un po' di distanza tra sé e la traduzione, appunto, se passano un paio d'anni, qui ne sono passati 8. Addirittura 8, grazie all'editore, è una meraviglia, però è quasi ricominciare il lavoro. Insomma, rivedere se stessi, fare i revisori di se stessi è un lavoro anche molto divertente, ma è un lavoro improbo, perché uno ogni tanto dice, ma come ero matto? Ma come ho potuto, no? Oppure ci si scopre molto più coraggiosi in genere, no? Poi a mano che si invecchia si diventa meno, si è meno rigidi, almeno io ho sperimentato su me stesso rivedendo una traduzione uscita quasi 30 anni fa, mia. E quindi rivedere me stesso dopo 30 anni, insomma, è stato interessante, ma è anche un po', insomma, sì. Duro, eh? Sì, proprio capisco. Un'altra persona. Va bene. Grazie Io a voi. Ringrazio moltissimo Giulia Poggi, ringrazio naturalmente Paola Bellomi e il nostro pubblico fedele e vi do appuntamento per la prossima officina. Adesso non ricordo a memoria, mi pare che è il sempre giovedì 2 dicembre con Nicola Crocetti, traduttore dell'Odissea di Kazantzakis, che sarà presentato da Paola Del Zoppo. E comunque vi manderò come al solito puntualmente per tempo la locandina e tutte le indicazioni. Allora, grazie ancora a tutti, buonasera e al prossimo incontro dell'Officina della Traduzione.